Buongiorno e benvenuti a questo nostro terzo incontro tra le righe con il professor Stefano Vicari, neuropsichiatra, primario di neuropsichiatria infantile al Bambino Gesù di Roma, e con la dottoressa, psicoterapeuta, psicologa Maria Pontillo, sempre del Bambino Gesù, di Roma. Stiamo parlando dell'autolesionismo negli adolescenti. Nella prima puntata, l'abbiamo sviluppato da un punto di vista più, generico. Nella seconda invece siamo entrati più specificamente nel tema del rapporto tra questi ragazzi, ragazze e la famiglia. Oggi invece andiamo a scuola. Scuola è un po' in generale nella società. Stefano Vicari, uno solo ben fatto. Mi sembra giusto partire da questo tuo ultimo lavoro, questo tuo ultimo libro che parla proprio di queste tematiche. La scuola, no? La scuola è. Spesso ci siamo detti anche così nelle nostre conversazioni amicali e non solo, la scuola non è sempre molto attenta a queste problematiche. No, assolutamente. Ma in realtà, scusami, mi hai preso all'improvviso perché pensavo che ci fosse un altro pezzo della domanda, quindi per questa desiderazione. Anche qui, devo dire, non bisogna generalizzare, cioè la scuola spesso è e rappresenta un grande strumento di difesa per i ragazzi. Quindi la situazione è molto a macchia di leopardo su tutto il territorio nazionale, ma anche all'interno delle stesse città, dei piccoli comuni. Ci sono classi dove ci sono insegnanti particolarmente illuminati e classi dove ovviamente si fa più fatica. Ma questo è vero anche per qualunque lavoro, immagino tra i giornalisti sarà la stessa cosa, sicuramente tra i medici. Però parliamo della scuola invece come agenzia educativa, no? Cioè al di là delle singole esperienze, ma cosa dovrebbe servire a scuola? Beh, la scuola è un luogo dove i ragazzi hanno la possibilità, intanto ovviamente, di sperimentare il piacere della conoscenza, cioè di quanto sia bello apprendere, e dall'altra soprattutto quanto sia importante il rapporto con i coetanei, perché la classe è di fatto una piccola comunità. Il rapporto con i coetanei è fondamentale dal punto di vista della salute mentale perché è il momento in cui noi impariamo a anche chi siamo fuori casa, cioè sperimentiamo un allontanamento dai nostri genitori e il valore che ha l'amicizia, le relazioni. E quindi è stando in mezzo agli altri che capiamo le nostre capacità, i nostri limiti, i nostri difetti, se siamo simpatici, meno simpatici, se siamo opportuni, inopportuni, intelligenti, meno intelligenti, cioè è nel rispecchiarci negli occhi dei nostri coetanei, dei nostri amici, questo poi è un processo che non ci lascerà mai, no? No, mai più, che impariamo a capire esattamente chi siamo. Quindi la scuola dovrebbe ricoprire questo ruolo fondamentale, che a me sembra che ultimamente è un po' trascurato, non per volontà degli insegnanti, io non credo che ci siano volontà degli insegnanti, ma credo perché non ci sia una politica a favore della scuola pubblica in particolare. Vedi, se noi non valorizziamo, continuiamo a non valorizzare il lavoro degli insegnanti, anche socialmente, non solo economicamente, ma anche socialmente, no? Oggi l'insegnante in fondo viene percepito dai ragazzi stessi, il che vuol dire che è l'immagine che trasmettono i genitori, molto spesso, anche qui non voglio generalizzare, degli sfigati. Allora, invece, l'insegnante è il portatore di conoscenza, ma anche qui voglio essere ancora più diretto e, come dire, provocatorio. Se noi abbiamo il Ministero dell'Istruzione, che abbiamo ribattezzato il Ministero dell'Istruzione del Merito, vuol dire che c'è un errore alla base di tutto questo, cioè che la scuola, non pensiamo che la scuola debba essere per tutti. Quest'anno ricordiamo Don Milani, 100 anni dalla nascita, io credo che lui si rivolterebbe nella tomba a sentire che la scuola è diventata solo per chi merita. La scuola deve essere per tutti. Poi certamente dobbiamo mettere, cioè, tutti nella stessa condizione di poter partire e scoprire il valore della conoscenza. Poi certo dobbiamo favorire, come dice la nostra Costituzione, peraltro, i meno facoltosi, perché possano comunque acquisire conoscenze e migliorare il loro livello sociale. Vedi, la scuola per te e per me, che eravamo ragazzi, io bambino, tu già ragazzo negli anni 60,
e negli anni 70 era un grande ascensore sociale. Io vengo da una famiglia povera, oggi faccio il professore universitario e il primario in ospedale. Oggi questo non è più vero, se nasci povero la probabilità di morire ricco è bassissima e questo è perché la scuola non funziona più. Maria Pompillo, tu hai una grande esperienza proprio nel rapporto con la scuola, perché vai nelle scuole, no? Qual è la domanda che soprattutto gli insegnanti, quella che una volta era la scuola media inferiore, adesso sono cambiati un po' i nomi, no? Però sono loro che hanno più che altro questo tipo di problematiche relativamente alla preadolescenza e all'adolescenza. Qual è la domanda fondamentale che hanno nei confronti dello specialista di fronte a questi problemi? Rispetto allo specialista fanno una vera e propria richiesta di aiuto. Sono gli insegnanti che molto spesso insistono affinché ci sia comunicazione. Ci chiedono, dottoressa, può tornare? Dottoressa, possiamo sentirci? Sono gli insegnanti ad avere un bisogno di aiuto rispetto alla possibilità di individuare precocemente dei ragazzi che soffrono, dei ragazzi che sono in difficoltà. Senza dimenticare che l'insegnante stesso vive una condizione di stress. Quindi forse quando pensiamo alla scuola dobbiamo pensare sia rispetto a quanto ci siamo detti finora, a quello che è il suo ruolo di agenzia educativa, intendendo per agenzia educativa non solo un ruolo deputato alla formazione accademica, ma anche a quella che è la formazione emotiva. Però quando parliamo di scuola dobbiamo parlare anche di una tutela che non sia rivolta solo ai ragazzi, sebbene fondamentale, ma anche rivolta agli insegnanti. Ti riporto un semplice dato, Andrea, leggevo qualche giorno fa una ricerca per cui si faceva riferimento al fatto che più del 10% degli adolescenti rintraccia una relazione tra la propria tendenza alla messa in atto di atti di autolesionismo e due fattori importanti che riguardano la scuola: la pressione accademica e il fatto che a scuola accadano dei fenomeni di bullismo. Ecco, forse dovremmo partire da lì, dovremmo partire dal ridare alla scuola il compito di contesto non solo valutativo, non solo giudicante, ma anche un contesto di integrazione sana tra i pari. Ecco, gli insegnanti si trovano in una condizione conflittuale tra il dover attendere a quelli che sono i loro compiti istituzionali, a quella che è la necessità molto spesso di mantenere alto il nome della scuola e quindi prestare i ragazzi affinché insomma che la scuola mantenga il proprio posto nella classifica dei licei migliori di Roma o dei licei migliori d'Italia, e allo stesso tempo il dover guardare negli occhi questi ragazzi, il dover percepire la loro sofferenza. Quindi la risposta alla tua domanda è aiuto, chiedono aiuto gli insegnanti. Vicari, il bullismo, che è un fenomeno sempre più diffuso nelle nostre città, abbiamo parlato nella precedente puntata, abbiamo fatto un accenno a quel ragazzino di Palermo che era bullizzato perché ritenuto omosessuale, no? E quindi del suo tentativo, del suo suicidio. Quanto il bullismo influisce poi su questo tema dell'autolesionismo? Mi verrebbe da dire molto. Vedi, l'autolesionismo è un fenomeno complesso. Tu ricordavi, e sei stato molto cortese, quest'ultimo libro, Non lo solo ben fatto, che proprio racconta alcune storie di ragazzi, e da lì emergono come l'autolesionismo è il punto di arrivo di situazioni molto diverse tra loro. E spesso nasconde un disturbo psichiatrico, come un'ansia, più frequentemente una depressione, un disturbo dell'umore. Ora, questi disturbi non nascono dalla sera alla mattina, hanno sicuramente una predisposizione genetica, quindi una matrice biologica, ma poi sono condizionati molto dai processi di vita, dai fattori ambientali che noi viviamo. Lo stress, ad esempio, è una di quelle condizioni che facilita la comparsa di disturbi mentali come l'ansia, la depressione, e quindi può portare all'autolesionismo. Il bullismo non è altro che una forma di stress continuativa a cui noi sottoponiamo il ragazzo vittima del bullismo. Certo, una riflessione andrebbe fatta prima o poi anche sui carnefici, no? Cioè che caratteristiche hanno anche le persone che poi, i ragazzi, che in qualche modo diventano strumento di violenza nei confronti dei loro coetanei. Ma vedi, poi le cose sono complicate perché sicuramente il bullismo è in netto aumento rispetto
anche solo pochi anni fa, e questo forse fa, come dire, trasmette e testimonia come i ragazzi siano poco educati all'attenzione all'altro, riconosce le emozioni nell'altro, cioè il fatto che un mio comportamento può provocare sofferenza nell'altro e questa sofferenza io devo in qualche modo riconoscerla, attribuire un valore e un significato. Ma c'è un altro fenomeno, dicevo, che secondo me amplifica quelli che già avevamo, cioè è il cyberbullismo, cioè il fatto che ormai la violenza tra ragazzi passa anche attraverso i device, gli strumenti di comunicazione. Una ragazzina mi raccontava che riceveva regolarmente dalla sua chat su WhatsApp messaggi tipo fai schifo, ma perché non ti ammazzi, perché non ti butti dalla finestra, sei una cicciona schifosa. Cioè il messaggio ha contenuto fortemente offensivo che le tecnologie rendono di fatto disponibili in continuazione. Un ragazzo può ricevere in continuazione messaggi di questo tipo. Capisci che se non c'è un adulto che ha lavorato sulla costruzione del carattere di questa ragazza ed è presente ad ammortizzare il significato di questi messaggi così violenti, l'impatto può essere davvero devastante. Maria Pontillo, a chiudere questo nostro terzo incontro, quanto è difficile però, adesso Vicari ha detto giustamente, no? Noi riceviamo, diciamo, questi messaggi e dobbiamo cercare di elaborarli, di parlare con i nostri figli o nipoti nel caso specifico, ma quanto è difficile fare questo, soprattutto a livello di scuola e di società in generale, che tende a emarginare poi al di fatto chi in qualche modo non è adeguato al sistema? È molto difficile per una serie di motivi. Il primo è quello per cui molto spesso i ragazzi sono essi stessi resti alla condivisione, mentre insomma il professor Vicari ci raccontava del bullismo, mi veniva in mente come in ben il 50% dei ragazzi che subiscono bullismo vi sia una tendenza a nascondere quanto grave, vi sia una tendenza a vergognarsi, perché ammettere di essere bullizzati, raccontarlo a scuola, raccontarlo ai genitori significa dichiarare la propria incapacità di difendersi da soli, quindi ammettere una fragilità. Quindi sicuramente uno dei problemi deriva dalla difficoltà stessa dei ragazzi di condivisione. E quello che diceva il professore, dobbiamo anche allenarli alla costruzione di un carattere votato alla condivisione anche degli stati emotivi negativi, perché all'interno di questa società vige un po' un'idea perfezionistica. Proprio ieri ho incontrato una ragazza con una grandissima difficoltà ad accettare la fragilità, ad accettare anche il periodo di malattia che può essere dovuto ad una semplice influenza e quindi all'impossibilità di recarsi a scuola e quindi dare la massima performance. Ecco, cominciamo dai ragazzi, educhiamoli al dover accettare un'eventuale fragilità e al non dover rincorrere degli standard perfezionistici. Per quanto riguarda invece scuola, per quanto riguarda insomma la famiglia, dobbiamo, come dicevamo prima, supportarli. Sì, sicuramente invitarli al dialogo, ma forse dovremmo fornirgli gli strumenti per poter dialogare. E quindi, come dire, prevedere anche dei programmi a scuola, rivolti ai genitori, rivolti agli insegnanti, che siano gestiti da professionisti e che possano guidare gli adulti nel contatto con questi nuovi adolescenti, questi adolescenti figli del Covid, figli insomma di una società anche in cui i dispositivi tecnologici la fanno da padrone, sulla comunicazione e sulla condivisione, potrebbe essere un'idea. E del resto noi siamo qui non a caso con dispositivi tecnologici molto avanzati, però io per chiudere questo nostro terzo incontro, che non sarà certo l'ultimo, mi auguro anche da parte degli amici della Ericsson, vi ricordo uno solo ben fatto, Leggere tra le righe l'autolesionismo, un libro di grande interesse che tocca tutti i temi che abbiamo sviluppato in questi nostri tre incontri del professor Stefano Vicari, che ringrazio per la partecipazione anche in questa occasione insieme alla amica Maria Pontillo, entrambi professionisti che lavorano alla Bambino Gesù di Roma. Grazie e buona giornata. Grazie a te.